Consideriamo oggi l'esortazione apostolica Marialis Cultus di Paolo VI. Anche in questa lettera viene un po' evidenziato il culto a Maria e vengono indicate un po' le caratteristiche di Maria, come la Chiesa, come è importante vedere Maria. Innanzitutto ci dice che il culto a Maria è da promuovere, no? Da sostenere, perché Maria è la Vergine che è sempre in ascolto. Quindi è lei che ci dona la capacità di ascoltare la parola. Poi è la Vergine in preghiera, lei ci dà la capacità di pregare il Signore. Ma l'elemento fondamentale del culto a Maria è che Maria è madre. Quindi la caratteristica principale è quella della maternità di Maria. Maria è anche la Vergine offerente, cioè colei che offre costantemente, no? Questo nell'esercizio è un esempio di obbedienza al Signore ogni attimo della sua vita per viverlo in comunione con Dio, con Gesù. Ecco, poi ovviamente su questo culto mariano il Papa specifica i diversi orientamenti che deve assumere, per esempio parla di un orientamento biblico, cioè la devozione a Maria o comunque il culto a Maria deve avere un fondamento biblico, un orientamento liturgico, quindi deve far riferimento comunque e deve approdare comunque all'azione liturgica. Poi un orientamento ecumenico, perché Maria è una madre, quindi è importante per le grandi religioni, anche per il dialogo interreligioso, è riconosciuta, sappiamo, anche dalle grandi religioni monoteiste, e il ruolo, il compito della maternità è un compito importante all'interno del piano della salvezza. E poi si fa accenno anche a un orientamento antropologico, no? Perché si accenna a tenere presenti le condizioni di vita e nella società e nella storia, in particolare della figura della donna, quindi anche a questo dedica qualche parola, no? Il Papa. Nella terza parte di questa esortazione invece poi si danno delle indicazioni sulle devozioni principali a Maria, che sono l'Angelus e il Rosario. Dell'Angelus proprio si dice che ha una struttura semplice, ma che ripropone proprio l'invocazione ai momenti principali dell'evento, dell'incarnazione, per cui è importante ripeterlo anche nei diversi momenti della giornata. Così anche per il rosario si sottolinea proprio l'importanza di questa pratica che valorizza molto soprattutto la parola di Dio, il Vangelo, e quindi ci aiuta a vivere i misteri di Gesù proprio in comunione con Maria.